La sala 7 della sezione etrusca e romana della città di Cortona è dedicata a quella che viene definita la zona di influenza della città cortonese in età arcaica. Siamo sempre tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C., con materiali che arrivano dal territorio, da Foiano, da Bettolle, ma principalmente dalla montagna cortonese, dalla zona di Trestina e Fabrecce, cioè la montagna che si avvia verso la Val Tiberina. E questo non deve stupire perché le testimonianze che arrivano dalle sepolture principesche di questa zona dimostrano una volta di più quanto la montagna fosse importante in epoca arcaica, non solo per le risorse alimentari che dava, non solo per il legname di cui c'era ampia necessità, ma soprattutto anche per il suo essere via di comunicazione necessaria tra il nord e il sud dell'Italia, tra le due coste, la costa tirrenica e la costa adriatica. In particolare per Cortona questa via è la via di accesso al grande emporio e al grande porto di Spina sul mare Adriatico. Le tombe a fossa che si trovano nella zona di Trestina e di Fabrecce riportano con chiarezza un contesto sociale molto interessante e molto particolare. Ci sono sepolture che evidenziano il capo di un villaggio e che sono testimoniate non solo da armi in bronzo e in ferro, ma soprattutto da resti di un carro da guerra, quindi con oggetti che definiscono appunto lo status sociale del defunto, o tutti i materiali relativi al banchetto, straordinari per resa e particolarmente quelli in bronzo, ma anche di uso comune, che testimoniano appunto uno sviluppo anche di una ideologia di banchetto che è quella tipica delle aristocrazie mediterranee di questo periodo. Alcune ricostruzioni permettono di rendersi conto anche della monumentalità di alcuni oggetti, come per esempio il tripode con il grande lebete, che ha una funzione a questo punto più che altro architettonica e di decorazione che non di uso, mentre ci sono poi invece altri materiali che ovviamente sono relativi al banchetto vero e proprio. Infine una sezione particolare dedicata alle asce. Asce che sono non tanto asce di uso quanto asce cerimoniali, in particolare una ancora più antica rispetto agli altri oggetti, che è sicuramente una macaira, cioè un'ascia sacrificale, o meglio l'oggetto utilizzato per sacrificare l'animale durante le cerimonie, ascia che viene utilizzata soltanto dal sacerdote, che molto spesso si identifica anche con il capo del villaggio. Io era già da quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca, quando di retro a me drizzando il dito una gridò: «Ve che non par che luca lo raggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo par che si conduca». E intanto per la costa di traverso venivan gente innanzi a noi un poco cantando «Miserere, avverso, avverso». Questa gente che preme a noi è molta, e vegnonti a pregar, disse il poeta, però pur va, e in andando ascolta. O anima, che vai per esser lieta con quelle membra con le quali nascesti, venian gridando, un poco il passo arqueta, guarda s'alcun di noi vedesti, sicché di lui di là novella porti. De perché vai? De perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti e peccatori infino all'ultima ora. Quivi lume del ciel ne fece accorti, sicché pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé vederne ancora. E io, perché nei vostri visi guati non riconosco alcun, ma se a voi piace cosa che io possa, spiriti bennati, voi dite, e io farò per quella pace che dietro ai piedi di siffatta guida, di mondo in mondo cercarmi si face. E uno incominciò: ciascuno si fida del beneficio tuo senza giurarlo, purché il voler non possa, non ricida. Ond'io, che solo innanzi alle altri parlo, ti priego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi sia dei tuoi prieghi cortese infano, sicché ben per me s'adori pur ch'io possa purgar le gravi offese. Quindi fui io,
ma li profondi fori ond uscì il sangue in sul quale io sedea, fattimi fuoro in grembo agli antenori, là dove più sicuro esser credea. Quel d'est il fe far, che m'avea in ira assai più in là che dritto non volea. Ma s'io fosse fuggito inver la mira, quando fui sopraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude, e le cannucce, e il braco m'impigliarsi chi caddi, e lì vid'io delle mie vene farsi in terra laco. Poi disse un altro, «De, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son buon conte. Giovanna e altri non han di me cura, purch'io vo tra costor con bassa fronte. E io a lui, qual forza o qual ventura ti traviò di fuor di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura?» «Oh», rispose egli, «a piè del Casentino traversa un'acqua che anoma l'Archiano, che sopra l'Ermo nasce in Appennino. Là, ve il vocabol suo diventa vano, arrivai io forato nella gola, fuggendo a piedi e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì, e quivi caddi, e rimase la mia carne sola. De, quanto tu sarai tornato al mondo, e riposato dalla lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me che son la pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma, salsi colui che in anellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Ti meriti un amore, di Frida Kahlo. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia. Donna di Rabindranath Tagore. Donna, non sei soltanto l'opera di Dio, ma anche degli uomini, che sempre ti fanno bella con i loro cuori. I poeti ti tessono una rete con fili di dorate fantasie. I pittori danno alla tua forma sempre nuova immortalità. Il mare dona le sue perle, le miniere il loro oro, i giardini d'estate i loro fiori per adornarti, per coprirti, per renderti sempre più preziosa. Il desiderio del cuore degli uomini ha steso la sua gloria sulla tua giovinezza. Per metà sei donna e per metà sei sogno. A tutte le donne, di Alda Merini. Fragile e opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore, che però grida ancora vendetta, e soltanto tu riesci ancora a piangere. Poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli.
Poi ti volti e non sai ancora dire. E taci meravigliata. E allora diventi grande come la terra. E innalzi il tuo canto d'amore. Chiamatemi strega, Barbara Giorgi. Non importa chi sono, non importa come mi chiamo, potete chiamarmi strega. Perché tanto la mia natura è quella, da sempre, dal primo vagito, dal primo respiro di vita, dal primo calcio che ho tirato al mondo. Sono una di quelle donne che hanno il fuoco nell'anima. Sono una di quelle donne che hanno la vista e l'udito di un gatto. Sono una di quelle donne che parlano con gli alberi e le formiche. Sono una di quelle donne che hanno il cervello di Ipazia, di Artemisia, di Madame Curie. E sono bella. Ho la bellezza della luce, ho la bellezza dell'armonia, ho la bellezza del mare in tempesta, ho la bellezza di una tigre, ho la bellezza dei girasoli, della lavanda, eppure dell'erba gramigna. Per cui sono strega. Sono strega perché sono diversa, sono unica, sono un'altra, sono me stessa, sono fuori dalle righe, sono fuori dagli schemi, sono anormale, sono io. Sono strega perché sono fiera del mio essere animale, donna, zingara, artista e folle ingegnere della mia vita. Sono strega perché so usare la testa, perché dico sempre ciò che penso, perché non ho paura della parola pericolosa e pruriginosa, della parola potente e possente. Sono strega perché spesso do fastidio alle sante inquisizioni di questo strano millennio, di questo medioevo di tribunali mediatici e apatici. Sono strega perché i roghi esistono ancora e io, prima o poi, potrei finirci dentro.